Di tre edifici dell'Ateneo Aquilano analizzati, solo su uno, il blocco C di Copito 2, sono state riscontrate delle criticità a livello di indice di vulnerabilità e allora sono stati già stanziati 5 milioni di euro per migliorarlo dal punto di vista sismico. Gli altri edifici invece sono a norma. A snocciolare questi dati è il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura Ambientale dell'Università dell'Aquila, Angelo Luongo. Con l'Ateneo parte da lui un progetto pilota per analizzare e misurare proprio gli indici di vulnerabilità degli edifici che ospitano la didattica dell'Università Aquilana. È emerso che la gran parte degli edifici rispetta la norma che sta per uscire entro la fine del 2017. Esisterà una nuova norma antisismica che sostituisce e corregge alcune imprecisioni e errori rispetto alla norma attuale e che richiede per gli edifici scolastici che l'indice di vulnerabilità sia almeno uguale a 0,6. Noi, con un'analisi estremamente approfondita che andrò a spiegare durante il mio intervento, abbiamo trovato che molti edifici già soddisfano questa limitazione. Alcuni edifici sono leggermente al di sotto e per un solo caso, che è il blocco C dell'edificio Copito 2, quindi per un singolo blocco di un edificio, invece abbiamo un indice di vulnerabilità che è di poco superiore a 0,3, perché l'edificio è irregolare, ma la criticità è localizzata in un numero di pilastri estremamente ridotto, pari all'11% del totale dei pilastri. A passare sotto la lente del Dipartimento i tre edifici, Copito 1, Copito 2 e Roio Corpo B, mentre tutti gli altri, è utile ricordarlo, sono stati già adeguati alla normativa in occasione della riprogettazione del ripristino dopo il terremoto del 2009. L'Ateneo ha già stanziato 5 milioni di euro che sono forse esuberanti rispetto al reale intervento che sarà effettuato, perché era stato fatto a titolo cautelativo. E quindi noi entro pochi mesi, espletate le gare per l'affidamento di questi lavori, interverremo possibilmente senza disturbare l'attività didattica attraverso questa operazione di miglioramento sismico di quei pochi elementi strutturali che oggi sono in deficit.